Una conferenza stampa qui all'interno del Consiglio Comunale di Napoli per presentare un grande incontro, quello che si svolgerà domani mattina presso la sede del Consiglio Provinciale di Santa Maria la Nova, organizzata dal gruppo Fratelli d'Italia. Una mattinata di confronto a cui prenderanno parte numerosi professionisti del nostro territorio, si avanzeranno anche numerose proposte appunto per il futuro di Napoli e noi a tal proposito abbiamo ascoltato i nostri microfoni. Con il deputato Marcello Tagliatela. Sì, avere un luogo dove poter discutere ed elaborare proposte che facciano uscire la città dalla palude nella quale è caduta. Il tema è chiaro: confronto aperto sul futuro di Napoli. Lo facciamo avendo chiamato a partecipare i presidenti degli ordini professionali, quello dei farmacisti, degli avvocati, degli ingegneri, degli architetti, dei commercialisti. Le associazioni di categoria, verrà anche il commissario dell'autorità portuale, l'ammiraglio Angrisano, ci sarà anche la presenza dei segretari regionali, dei sindacati più rappresentativi. Insomma, laddove la politica sembra segnare il passo, noi cerchiamo, come Fratelli d'Italia, di offrire uno spazio di discussione. Ovviamente sappiamo bene che una mattinata non basta, e infatti quello che noi vogliamo lanciare domani è una serie di appuntamenti, perché non è possibile rimanere inerti ad un declino di una città che ha delle enormi potenzialità e che purtroppo vengono utilizzate molto male dall'attuale amministrazione comunale. Io penso che sia forse più importante salvare De Magistris da un tracollo di carattere personale. Io ho la sensazione che sia sempre meno lucido e che purtroppo questa sua mancanza di lucidità stia portando Napoli verso il disastro. Insomma, non è possibile veramente attendere le sue dimissioni, non so se verranno o non verranno. Io nel frattempo voglio lavorare per il futuro, penso che sia necessario che tutte le persone di buona volontà lo facciano, e dico anche con grande chiarezza che il fatto che da parte nostra vi sia l'iniziativa non significa affatto che da parte nostra vi sia come dire, una sottolineatura di primogenitura. Insomma, noi vogliamo aprire un confronto aperto. Quello che mi pare che il sindaco stia facendo assolutamente il contrario è proprio questo: chiuso nel palazzo, con atteggiamenti un po' da esaltato, che francamente non penso che facciano bene alla città. Io penso che prima di arrivare alle elezioni anticipate sia assolutamente necessario elaborare un programma preciso per la città, con delle indicazioni, con delle priorità. Prima si incomincerà a fare questo tipo di lavoro, più sarà utile il ritorno al voto anticipato, ma io penso che la politica debba offrire, la politica seria debba offrire delle soluzioni, e le poste le debba offrire iniziando un dialogo con le cosiddette forze sociali, sottolineando che noi dobbiamo elaborare i progetti.